Buongiorno dal Tg1. Sono ricominciati nel comune campano di Somma Vesuviana gli scavi archeologici della villa attribuiti alla morte dell'imperatore Augusto, uno dei personaggi più importanti della storia, abbandonati negli anni 30 e ripristi grazie al progetto dell'Università di Tokyo. Ce ne parla Pina Pignatiello. Siamo qui in località Starza della Regina a Somma Vesuviana. Alle mie spalle potete osservare uno dei più importanti siti archeologici dell'età romana imperiale. È qui che, molto probabilmente, morì l'imperatore Augusto il 19 agosto del 14 d.C. Gli scavi stanno già portando alla luce uno straordinario edificio, ricco di colori e ornamenti. Sono stati già rinvenuti la statua di una donna con veste greca e una scultura del dio Dioniso con un cucciolo di pantera. Ecco ora una fedele riproduzione della villa dionisiaca all'età imperiale. Ed eccoci ancora qui, stavolta in compagnia di un po' di pioggia e di due esperte che ci aiuteranno a comprendere l'importanza storica del sito alle nostre spalle. Professoressa Visone. La scoperta di questo sito archeologico è senza dubbio di rilevante importanza storica. Potrebbe trattarsi proprio del luogo in cui ispirò il Princeps. Ciò è confermato dalle molte fonti riguardanti il luogo della morte di Augusto. In queste fonti si cita l'Agronolano, un vasto territorio in corrispondenza della provincia di Napoli. Professoressa Di Costanzo, quali sono queste fonti? Si tratta degli Annalisi di Tito Livio e delle Vite di Cesare di Svetonio. Qui dice che morì nella stessa stanza in cui dispense suo padre Ottavio. Ci sono altre fonti? Sì, Castedione ci dice che il corpo di Augusto venne portato via da Nola dai decurioni di ciascuna città in successione e giunto presso Roma venne preso dai cavalieri. È quindi sicuro che Augusto morì in questo edificio? No, non è sicuro, ma è pur sempre una testimonianza della produttività della regione. Ebbene, ringraziamo la professoressa Di Costanzo e Visone e da Somma Vesuviana è tutto, la parola allo studio. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati per le prossime notizie. Grazie per essere stati con noi. Buongiorno dal Tg1. Nella Villa Augusta di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è stato avviato un nuovo progetto nelle scuole della zona per diffondere la notizia sullo straordinario reperto a 11 anni dalla ripresa degli scavi archeologici. Ce ne parla la nostra inviata. Sono passati ormai 11 anni da quando l'Università di Tokyo si occupa degli scavi archeologici della Villa Dionisiaca qui a Somma Vesuviana. Ora Apolline Project, che è appunto un progetto che si occupa degli scavi archeologici di questa villa augustea, ha aperto un programma didattico alle scuole e quindi agli alunni, i quali hanno tenuto prima un incontro con degli archeologi esperti e poi successivamente si sono recati qui a Starza della Regina sul posto.
Adesso vediamo un servizio di video e foto sull'esperienza degli alunni. Della regina è tutto, passo la parola a Ursula. Grazie Tonia, siamo qui in compagnia di quattro archeologhe che hanno collaborato al ritrovamento della meravigliosa Villa Ustria. Oggi ci parleranno del loro lavoro e del programma didattico avviato Apolline Project. Dottoressa Casillo, in cosa consiste il lavoro dell'archeologo e come si organizza uno scavo? Il compito dell'archeologo è quello di riscoprire e ricostruire il passato in base a reperti organici e inorganici. Soprattutto noi archeologhe della Polline Project ci occupiamo dell'area nord del Vesuvio. Il nostro lavoro si basa su quattro fasi principali: lo scavo, il restauro, la ricerca e la pubblicazione delle informazioni ricavate dallo scavo. Esistono vari tipi di scavo, quello di ricerca, di preventivo e di emergenza. Per quanto riguarda la villa dionisiaca a Somma Vesuviana, abbiamo adottato il tipo di scavo di ricerca. Ma perché si parla di Villa Dionisiaca e non solo di Villa Ustria? Perché all'interno dello scavo sono stati ritrovati dei riferimenti al dio del vino, Dioniso. Sono stati ritrovati infatti sul portico principale dei grappoli d'uva appaiati, un vaso di Dioniso, dei tamburini e flauti per i riti misterici ed anche un delfino con un timone che sta a simboleggiare l'ingresso del vino in Occidente. Ma quali sono stati i reperti ritrovati e quali avete mostrato ai ragazzi delle nostre scuole? Sì, nella villa dionisiaca sono stati ritrovati molti reperti, soprattutto oggetti per la produzione agricola. Per aiutare i ragazzi a familiarizzare con il lavoro di restauro e classificazione dei reperti, sono stati mostrati molti oggetti, come l'anfora, che era usata per il trasporto di olio, vino ed altri alimenti. Le anfore erano anche usate come sepolture dei corpi di neonati e di uomini, usanza molto comune al tempo dei romani. Sono state poi mostrate delle sigillate africane prodotte nel Nord Africa, dove la manodopera costa di meno. Abbiamo poi fatto esaminare una lucerna d'olio che poteva essere trasportata accesa per circa 9 ore e un pesetto romano che veniva chiamato Scillum. Ma dopo che vengono ritrovati, questi reperti come sono trattati? Ok, allora, i reperti dal sito archeologico arrivano in laboratorio in delle cassette con le informazioni necessarie. Successivamente si fa una divisione tra materiali organici e inorganici e viene attuato il lavaggio. Per quanto riguarda le ceramiche e il marmo si fa un lavaggio completo, mentre per le monete e le ossa si fa una spolverata, diciamo. Poi successivamente vengono siglati, ossia con del materiale, cioè con dello smalto trasparente, vengono scritte le informazioni necessarie, l'unità stratigrafica, il luogo in cui sono ritrovati e l'anno in cui sono stati ritrovati. Infine si fa una divisione per le ceramiche in base al tipo e per i reperti in base al materiale. Bene, da qui è tutto, linea allo studio. Bene, siamo ora in collegamento con Gallo e il ministro dei beni culturali, Bene Massimo. Sono qui presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in compagnia del ministro Massimo Brei. Signor ministro, sono passati ben 11 anni da quando la squadra di archeologi giapponesi ha preso in mano lo scavo presso la villa dionisiaca di Somma Vesuviana. Cosa ne pensa? Ne valsa la pena impiegare tempo e denaro per questa iniziativa? Sì, ritengo che le meraviglie portate alla luce dagli archeologi del progetto siano uniche e inestimabili per la regione Campania. Pertanto non meritano di essere abbandonate a se stesse, ma di essere apprezzate da tutti i cittadini italiani, essendo parte integrante del nostro ricco patrimonio.
E come vede questo progetto didattico volto a coinvolgere gli interi studenti dell'area vesuviana e approfondire l'iniziativa dell'archeologia? Ritengo personalmente che sia un'ottima idea quella di far conoscere i ragazzi la ricchezza della nostra regione. E pertanto ritengo che dopo questa esperienza i ragazzi siano più consapevoli della ricchezza del nostro territorio. C'è da dire che gli studenti ne sono rimasti soddisfatti di questa iniziativa, tanto da decidere di firmare una petizione per stanziare una somma di denaro per la manutenzione della villa. Ascolterà queste richieste? Assolutamente sì, voglio ascoltare l'appello dei ragazzi e prometto che l'area archeologica non verrà abbandonata perché ritengo si tratti di un investimento molto fruttuoso. Grazie signor Ministro, è stato gentilissimo. Passiamo la parola allo studio. Grazie Susi. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento col TG1 è alle 20.30.